Ciao a tutti ragazzi, io sono Roby e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare degli slime senza colla. Ebbene sì, è da tantissimo tempo che non provo delle ricette, che non faccio esperimenti e è da qualche giorno che ci sto proprio pensando. Avevo voglia di provare qualche ricetta insieme a voi, quindi direi di cominciare subito con la prima. Per questa ricetta inizio prendendo un pochino di sapone per i piatti, io utilizzo quello Winnis e lo vado a metterne un pochino su una ciotolina. Dato che questo colore non è che mi faccia proprio impazzire, aggiungo anche un pochino di colorante alimentare per dargli un colorino più carino, ma questo ovviamente è del tutto facoltativo, quindi per cercare di portarlo ad essere un pochino più verde acqua gli metto anche questo pochettino di colorante. Ok, così è decisamente meglio il colore. Perfetto, a questo punto vado ad aggiungere della maizena, ovvero della farina di mais in pratica. Aiuto, mi sta perdendo il sacchettino. Ce n'è poca poca e spero mi basti per questa ricetta. Ne aggiungiamo un pochino alla volta e si va a mescolare. Oddio, sta venendo tipo verde acqua pastello, adoro, è dello stesso colore della ciotolina. Bene, io continuo ad aggiungere farina di mais fino a quando il composto non risulta essere un pochino più compatto. Ed eccolo qui ragazzi, ecco qui l'amido di mais conferisce al vostro composto questo aspetto quasi da pasta modellabile, io lo adoro. Ma se vogliamo ottenere un risultato e quindi un impasto, possiamo chiamarlo così, più lucido e più elastico, possiamo aggiungere con moderazione, mi raccomando, possiamo aggiungere un goccino di olio. Può essere un olio per capelli, un olio per il corpo o anche l'olio Johnson. Quindi io ne vado ad aggiungere veramente, ecco, guardate, un gocciolino o comunque un gocciolino alla volta, senza esagerare, altrimenti c'è il rischio che il composto si vada completamente a sciogliere. Qui si è un po' appiccicato perché ho premuto, ma non importa, lo recuperiamo senza problemi. Bene, a questo punto cominciate ad amalgamare il tutto. E mescolate in questa maniera finché l'olio non viene incorporato completamente all'interno dello slime. E vedete che in questa maniera la pasta diventa molto più elastica e questo assomiglia in tutto e per tutto ad un bellissimo butter slime. Quindi questa ricetta io direi che è super super approvata. Per la seconda ricetta ho pensato di utilizzare un ingrediente che avevo già provato tempo fa in un mio scorso video ed aveva funzionato davvero benissimo. Magari vi lascio qui una card che riguarda proprio il video in questione ed era questa maschera qui. È una maschera di Sephora ed è quella nera peel off. Ok, io spero ce ne sia rimasta un pochettino perché secondo me è praticamente finita e però io vado a strizzare bene bene il tubetto e cerco di recuperarne il più possibile. Ok, fortunatamente ce n'era un bel po' e quindi possiamo procedere. Allora, ma questa volta io voglio provare ad aggiungere la schiuma da barba a questa maschera, quindi shakeriamo per bene la maschera e aggiungiamo un po' di schiuma in maniera tale da vedere se si viene a creare un bel fluffy slime. Ok,
Mescoliamo la schiuma, spero di non avercene messa troppa. Mescoliamo la schiuma alla nostra maschera. Ok. E poi ragazzi, avrete bisogno di qualcosa per addensare. Nel mio caso io vado ad utilizzare l'acido borico. Se non sapete la ricetta per creare la vostra soluzione a base di acido borico ed acqua, vi lascio anche per questo una card che vi rimanda al video in cui vi spiego le dosi precise per poter andare a creare la soluzione di acido borico. Altrimenti potete utilizzare la soluzione per le lenti a contatto combinata con un pizzichino di bicarbonato. Nel mio caso utilizzo appunto l'acido borico e ne aggiungo un pochettino alla volta e vediamo se il composto si addensa. Wow, secondo me ci siamo, eh? Vediamo se siamo riusciti a fare un bel fluffy slime senza utilizzare la colla. Voglio prenderlo tutto ben bene dai bordi perché comunque il composto non è tantissimo. E direi di aggiungere ancora un pochettino di acido borico. Wow, devo dire che ha fatto subito ad addensarsi. Che dite? Ci metto le mani? Ma sì, via! Allora, ci metto le mani, ma io un pochino di acido borico sulle dita me lo metto. È ancora un pochino appiccicoso, quindi devo procedere ad addensare con le mani. Aiuto. Ok, e guerra sia slime. Sta vincendo lui per il momento, aiuto! Eccomi ragazzi, ho finito di addensarlo, ma mi sembra che rimane sempre appiccicoso e io non vorrei aggiungere ancora altro acido borico perché non so, mi sembra che faccia peggio dopo un po', aggiungere troppo addensante, mi sembra che faccia perdere un pochino di elasticità e che comunque la situazione appiccicume non migliori più di tanto. Diciamo che forse l'idea della schiuma da barba non è stata proprio una bellissima idea, perché mi ricordo che l'altra volta senza schiuma da barba si era addensato molto meglio, ma comunque lo slime è venuto, non ci possiamo assolutamente lamentare perché comunque si tratta di uno slime senza colla, quindi io direi che anche questa seconda ricetta è super approvata. Bene ragazzi, queste erano le mie due ricette per il video di oggi e devo dire che sono molto soddisfatta, soprattutto per il fatto che queste ricette le ho fatte così, in maniera spontanea, vedendo gli ingredienti che avevo in casa e ho mescolato un pochino le cose così per provare, per sperimentare insieme a voi. Ma se questa tipologia vi piace, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti e soprattutto se avete delle ricette che vorreste vedere in un mio prossimo video, scrivetemele giù perché così andrò a provarle nei prossimi video degli slime senza colla. Bene, io vi ricordo che il mio giveaway per festeggiare i 1000 iscritti del mio canale è ancora attivo. Magari vi lascio qui una card al video dove vi spiego tutto il procedimento per poter partecipare e vi faccio anche vedere i premi che ci sono in palio. Il giveaway sarà aperto fino al momento dell'estrazione, che avverrà sabato sera. Con questo penso di aver detto tutto, vi ringrazio come sempre per tutto il sostegno che mi date, vi mando un enorme bacione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!